me. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Tutto Rugby. Oggi puntata tutta al femminile, puntata in rosa. Abbiamo tutta una rappresentanza femminile, cominciando dall'under 14, quindi dalla base dell'Amatori Rugby Napoli. Alla mia destra c'è Luca Cuttitta, che è il coach delle Nesis, le mamme, le rugby ladies dell'Amatori Rugby Napoli. Alla mia sinistra invece c'è Giustinella Di Carlo, tu sei il capitano e anche uno dei dirigenti sempre delle Rugby Ladies Amatori Napoli Rugby. Per quanto riguarda l'Under 14 abbiamo Marina Antonia Cuttitta in rappresentanza e il dirigente Maria Grazia De Rosa. Per l'Under 16 abbiamo il capitano Nadia 5 e Giada Castagna il vice capitano. Il dirigente dell'Under 16 è Daniela Spina. Per l'Under 18 abbiamo Arianna D'Alessandro capitano, dirigente Maria Grazia De Rosa. Poi abbiamo ancora le Seniores. Le Seniores giocano in Serie A e un doppio cartellino con l'Amatori Torre del Greco. Il dirigente Amelia Caporicci. In rappresentanza abbiamo Rosanna Tizzano. Rosi, tu sei una rugbista già da quasi sei anni più o meno, ma sei un atleta anche di un certo livello. Tu sei 5 volte campionessa italiana di canottaggio e sei bronzo ai mondiali di Castel Rowing, sarebbe il canottaggio 6.000 metri. Ok. Allora, cominciamo subito. Buonasera a tutti, dalle signorine alle mamme. Allora, Luca, voi come amatori c'è la struttura, c'è il campo in erba sintetica, ricordiamolo, l'amatori per quanto riguarda gli uomini quest'anno parteciperà al campionato di Serie A, ricordiamolo, sale dall'anno scorso, è arrivata in Serie A con 4 gare di anticipo e proprio domenica alle 15.30 c'è la sfida in casa con il Civitavecchia, insomma parte il campionato. Veniamo un poco alle signore, alle donne, alle mamme, a queste rugby ladies. C'è differenza con gli uomini? Partiamo subito così. Io parlo di allenamento. Ci sono delle differenze anche sostanziali, partendo dal fatto che le ladies si allenano 3 volte a settimana, sono 18 tesserate, quindi abbiamo uno zoccolo duro per il rugby 7 della nostra categoria, e non disdegnano lunghissime trasferte che solitamente si fanno da Firenze su, pochissime nel romano, nel laziale, però il più delle partite si giocano da Firenze a Milano, a Bolzano e via dicendo. Non si sono mai tirate indietro, prendono l'impegno e lo mantengono, soprattutto. Sta di fatto che ad oggi si sono già fatto un nome nel panorama nazionale delle Davis, quindi diciamo che è una sostanziale differenza con la categoria oltre. Cioè, sono giocatrici, sono mamme, sono dirigenti, quindi sono tifose. Non gli si può chiedere, non si può chiedere di più. Assolutamente nulla di più. Giustinella, tu sei il capitano. Quindi dicevamo Campania, ma il sud ancora di questi campionati da poter giocare, no, cioè, partite da Firenze ad andare su. Da Firenze ad andare in su, e infatti siamo anche gemellate con la squadra della Florenze Rugby, che sono state le prime con cui noi abbiamo avuto il piacere di giocare e scontrarci. E poi per il resto, insomma, ecco, abbiamo tanti impegni. Come vanno questi tornei? Beh, i tornei, devo dire la verità, noi abbiamo iniziato, è una realtà che nasce 3 anni fa da questa pazza folle idea di metterci in gioco.
dove ovviamente una delle linee guida è quella di non prenderci mai sul serio, quindi in realtà andando insomma fuori con questa idea riusciamo sempre a divertirci. Siamo arrivate anche bene, ci siamo classificate a Firenze come secondo posto su 5 squadre del nord che erano sostanzialmente veterans, quindi quelle che avevano già un passato rugbistico alle spalle, quindi è andata molto molto bene, sì. Ma quando poi si arriva al terzo tempo cucinate pure o a quello? Assolutamente no, cuciniamo il terzo tempo dei ragazzi, in realtà, dei nostri ragazzi. No, noi per noi ci facciamo, cioè lo troviamo pronto, quindi noi dobbiamo solo festeggiare. Lo trovate pronto? Sì. Okay. Quindi siamo giocatrici, ci sediamo giustamente, vincete, dove succede, dove andate, il terzo tempo è così. Vi onorano, ve lo preparano praticamente. Ok. Luca, in Campania facciamo un po' un discorso generale, visto che sto rugby, che dobbiamo fare per dargli un po' di visibilità in più? Insomma, siamo sempre uno sport di seconda fascia, qualcuno dice siete quelli che mangiano bene, insomma, che sanno fare il terzo tempo, ci vantiamo di averlo solo noi, cioè, non so se nel bene o nel male, eh? In questa campagna sempre... Sicuramente nel nostro caso, proprio perché non è uno sport conosciutissimo, e io dico fortunatamente, vale il passaparola. Vedo che un po' stiamo instillando, soprattutto nel settore giovanile, l'idea che il rugby è uno sport sano, che è tutt'altro che violento, perché assolutamente di violenza va su altri parametri, non c'è, c'è il contatto, ricordiamolo, è uno sport di contatto, ma non ti fai né più né meno male rispetto a tantissimi altri sport, sì. Chi placca lo sa fare, chi cade durante il placcare sa come deve cadere, sfatiamo tutto questo. Però diciamo che stiamo sdoganando un po' quello che è, con molta fatica ovviamente, stiamo sdoganando l'idea dei valori sani del rugby. Il problema è nel continuare a perpetrare questo tipo di filosofia e far capire che non è un valore che si perde superata la fascia del mini rugby e quindi degli minores, ma è un valore che si può portare molto molto avanti, fin quasi se non addirittura oltre le categorie delle old, quindi sia delle Nesis per quanto riguarda la categoria Ladies, sia per quanto riguarda l'Old Napoli Rugby. Sono valori condivisi e che pian piano insomma stanno facendo un po' gola a tutti quanti, ecco perché negli ultimi anni vediamo sempre di più persone che veicolano da altri sport e portano i loro figli poi con tante parecchie. Quindi credo che dobbiamo solo avere pazienza. Tra l'altro poi il Giappone ci ha dato una grossa lezione agli ultimi mondiali, perché pur avendo una cultura relativamente recente del gioco del rugby, è riuscito sia alle universiadi, dei mondiali under 20, con le SPLA e i mondiali della massima categoria, a piazzare le proprie nazionali in cima alle classifiche. Quindi si prepara addirittura per le prossime Olimpiadi, già pronta a dare battaglia. Certo. Stiamo un po' seguendo l'Italia, insomma, i campionati del mondo, i ragazzi sono tornati, ci prepariamo, oddio, ancora 4 mesi mancano, ma insomma ci stiamo preparando a 6 nazioni, sì. Per noi l'evento un po' particolare, abbiamo già le date, il 22 sabato, il 22 febbraio contro la Scozia e il 14 marzo contro l'Inghilterra, entrambe all'Olimpico, il 14 alle 17.45. Abbiamo preso i 10 punti, abbiamo la sfida con Namibia e col Canada, una giocata un po' meglio dell'altra, era la nostra portata. Ci siamo presi l'accesso diretto per Francia 2023 e diciamo, come lo stiamo dicendo da un po' di tempo, tra 4 anni faremo meglio. O mi sbaglio? Credo di sì, perché credo che come nazionale si sia arrivati ad un punto di svolta. Ora bisogna perseguire un obiettivo, portare i risultati a casa, ma che siano risultati fattivi, effettivi e non solo di promesse, perché questo è stato veramente un video. L'Italia l'ha imboccato, ha imboccato quello della qualifica diretta ai prossimi mondiali. Ora dobbiamo, con il cambio generazionale dei giocatori, con l'innesto di nuovi giocatori più freschi, certo, giocatori ben definiti, portare avanti un discorso, ecco, che deve secondo me equipararsi a quello che ha seguito il Giappone.
quindi ricominciare un po' più basso, a un livello un po' più basso, per portare una nazionale che riesca ad impattare su altre nazionali in modo più decisivo. Ne abbiamo avuto l'esempio col Canada, perché è stata una splendida partita, abbiamo fatto delle ottime giocate. Lì abbiamo mostrato il materiale, un buon rugby, assolutamente sì. Peccato il Sudafrica, insomma, peccato relativamente, se la mentalità fosse stata differente, l'approccio, esatto, alla partita, partire secondo me e dire sono con il Sudafrica, la perdo, è sbagliato. Sì. Tanti colpi di scena, un rosso che assolutamente non ci voleva, sì, ma in quella fase, esatto, di gioco, in quel momento, dopo quasi già 20 minuti di gioco con un Sudafrica che col pacchetto ce le ha date in tutti i modi, c'è un fallo, un qualcosa che non va. Per quanto io dico che la no contest ci ha molto molto aiutato, il Sudafrica, sì, non voleva arrivare alla no contest, aveva capito come bloccare le nostre prime linee, questo era garantito, come partire, come ingaggiare, li ha fatti anche innervosire, ma nel rugby ci sta, voglio dire, però si poteva almeno giocare meglio. Sì, è un equilibrio psicologico che ancora sentiamo ad avere e a mettere soprattutto in campo, nel senso che ci prepariamo benissimo dentro gli spogliatoi, sul campo d'allenamento e via dicendo, ma quando poi andiamo ad affrontare una squadra che ha delle caratteristiche di bravura, di forza e via dicendo, cominciamo un attimo a barcollare e ci facciamo trascinare più verso il lato negativo che non verso quello positivo. Dovremmo sfruttare questo disequilibrio, ecco, dall'altro lato, quindi cercando di essere un po' più spudorati e rischiare qualcosa di più forse qualche volta. Io sono solito dire, le donne spesso e volentieri ci tolgono gli schiaffi dalla faccia, mi riferisco alla nazionale. Adesso abbiamo visto i maschietti come hanno giocato, le donne non ancora, a breve faranno il mondiale anche loro. Ci auspichiamo che vincano qualche partita in più. Se... Ma guarda, le donne giocano benissimo. Tra l'altro, noi ad aprile siamo state a Lecce con l'ultima partita d'Italia contro Galles. Devo dire la verità, le ragazze gran hanno giocato partita. Una partita bellissima, davvero emozionante. Ovviamente, le donne hanno sempre un ostacolo in più, devono ingranare sempre meglio, sono un po' sempre un passo indietro a quello che è lo spettacolo maschile. E io mi auguro che invece quest'anno... Però dimostrano in campo, hanno almeno attualmente diciamo, certo, hanno dimostrato un miglior rugby rispetto al maschile. Assolutamente sì. Quando si esibiscono con la nazionale. Assolutamente sì, in nazionale sono state... Io mi ricordo quella partita, poi dal vivo eravamo noi, cioè quindi noi che abbiamo fatto questo allenamento con le veterans, quindi eravamo un po' da tutta Italia, tutte le squadre ladies dall'Italia, ed è stata una partita davvero avvincente, molto bella. Abbiamo anche conosciuto e incontrato le ragazze del Galles in giro per Lecce, quindi... Avete menate? No, assolutamente no, loro carinissime, ci siamo fermate a parlare, insomma... È stata una bella esperienza, dai, una bella da esperienza, ricordare sicuramente. Assolutamente sì. Veniamo un po' a noi. Allora, abbiamo detto che abbiamo varie rappresentative dell'amatori rugby. Per l'under 14 abbiamo detto abbiamo il capitano Marina Antonia Cuttitta. Dove sei? Ciao Marina. Ciao. Dici un po', da quanto tempo giochi a rugby? Che ruolo hai? Un po' di voce, Marina, scusami, un po' più alta. Allora, mio ruolo, cioè, diciamo, non abbiamo dei ruoli che cambiano. Normalmente, dove ti senti più portata, ti metti ad ala? Ti piace, logicamente, l'hai visto giocare tramite qualche amico, tramite il papà? Come sei entrata in questo mondo? Ho iniziato a farlo padre. Ricordiamo, tuo papà è il coach delle rugby ladies, giusto? Avete già fatto qualche partita? Immagino di sì. Come sono andate? Insomma. Bene? Va bene, grazie Marina. Per l'under 16 abbiamo Nadia 5, il capitano. Ciao Nadia. Stai seguendo un po' i mondiali? Vogliamo fare un'altra domanda? Vabbè, allora cominciamo. Che ruolo hai? Sono mediana di musica e gioco da 5 anni. Bene,
Ti piace logicamente? Sei venuta tramite amici o conoscevi questo sport? L'hai visto giocare? No, non conoscevo questo sport, l'ho provato facendo l'open day e da lì l'hanno più spesso. Okay. Lo consiglieresti ad un amico? Naturalmente sì. Hai intenzione di continuare, di proseguire? Bene. Per l'under 18 abbiamo Arianna D'Alessandro, il capitano. Buonasera Arianna. Allora, ci dici un po' il tuo ruolo e da quanto tempo giochi? Anche tu come sei entrato in questo mondo? Conoscevi? Non te ne sei uscita più. È normale, o giochi o sei un dirigente, è difficile uscirsene da questo mondo quando poi qualcuno potrebbe dire ma chi ve l'ha fatto fare? Però insomma non credo che sia bello anche continuare. Per le seniores l'abbiamo salutata prima, abbiamo Rosanna Tizzano. Buonasera Rosanna. Tu, Buonasera. noi ci siamo visti, ci vediamo spesso sul campo quando si fanno i raggruppamenti. O arbitro io, spesso arbitri tu comunque, insomma. Diciamo che in concomitanza con i vari impegni lavorativi e poi Allora, ci ritroviamo sul campo da lei. complimenti, l'abbiamo detto prima, tu sei 5 volte campionessa italiana di canottaggio, sei il bronzo del Coastal Rowing, insomma, quindi sei un atleta di un certo livello. Diciamo che ho iniziato da bambina e oggi, essendo adulta, lo sport Beh, certo. lo vivo a 360 gradi. Parliamo un poco di questa struttura. Tu immagino conosci quasi tutti i dirigenti, almeno le ragazze che stanno. Parliamo un poco di queste signorine. Come. Diciamo che loro sono il nostro futuro, cioè vedere una squadra giovanile e pensare che, diciamo, vederle come ragazzine che si avvicinano al rugby a me non piace. Io diciamo che le vedo già come giocatrici, ho avuto modo di allenarle, perché all'epoca facevo il coach, quindi io ho avuto modo appunto di conoscerle e magari di insegnare e trasmettere a loro non solo la mia passione, ma anche un aspetto più tecnico ovviamente Certo, certo. molto al gioco e soprattutto una cosa importante secondo me, le ragazze dall'under 6 fino all'under 12 competono con i ragazzini, con i maschi, che è secondo me molto importante proprio per abbattere quella concezione che il rugby è uno sport prettamente maschile, quindi se una ragazzina è Nadia lo sa bene che ho allenato per tutto il suo percorso in under 12, non deve aver paura di placcare un suo compagno perché è maschio, perché magari pensa 60 kg in più, però quindi Però diciamo che spesso negli under 12 si nota che il maschietto è un poco più restio rispetto alla ragazzina. A volte succede anche questo, la ragazzina è più portata a sì. placcarlo, il ragazzino forse per altri motivi, non Diciamo lo so. che come diceva Giustinella, noi donne siamo un po' più capaci, dobbiamo appunto cercare, grazie alla nostra attitudine, al nostro comportamento nel gioco, a far capire ai uomini che quello che magari pensano e c'è come immaginario non esiste, perché io ti clappo a terra Assolutamente. nonostante sono una ragazzina e poi si sa, lo dico alla napoletana, le donne sono più cazzine, ma in tutto, quindi Beh, già questo sono d'accordo. si vede anche nelle partite del Sei Nazioni, le donne hanno sempre quella gocciolina di sangue negli occhi in più che non guarda, secondo me. Quindi guardano sempre È l'avversario con così? rispetto. È così? Sei d'accordo con Rosanna? Quindi diciamo che sì, loro sono il nostro futuro e in quanto squadra, perché diciamo che la Seniores della Madonnina con i rugby è stato il punto d'inizio di una realtà femminile che ad oggi, come puoi vedere, Parliamone un poco di questa seniors, dai, vai. allora, noi partiamo con un progetto nato 6 anni fa, siamo tutte all'epoca, o meglio, diciamo le fondatrici della squadra, siamo tutte chi sorelle, chi fidanzate, chi amiche dei giocatori della Seniores maschile. Non hai detto ex, nemmeno come fidanzate. Non l'hai Vabbè, detto. diciamo che sì, anche ex fidanzate, però questo è diciamo, un punto importante per dire, nonostante ci siamo lasciati, io vengo a giocare tutti i giorni in Brava, Cina, anche brava, adesso vedi, vedi. detto ciò, Certo.
la conosco un poco. Senza questa piccola parentesi, diciamo. No, ben venga. No, è giusto anche da ricordare. Io sono l'esempio lampante di questa concezione, perché io gioco proprio per avvicinarmi a un ex fidanzato dell'epoca che poi ho continuato a giocare. Come una praticamente. No, non ho mai menato, fortunato. Fortuna sua, brava. Detto ciò, nasce questa, diciamo, c'è la voglia, ci incontriamo una partita di pitch rugby e per gioco fondiamo la squadra. Grazie al supporto fondamentale, proprio lo dico, della signora Smazzfide, perché i nostri primi allenatori sono stati ragazzi che si non è che si trattenevano, noi avevamo dei giorni di allenamento differenti e loro, nonostante ci davano una mano, stessero tre volte già la settimana sul campo più quattro la partita, venivano le altre due volte della settimana sul campo, in totale sette, e venivano a farci, ci hanno fatto proprio da allenatori, da genitori e figli anche magari dei dirigenti, delle giocatrici, delle mens, quindi persone che giocavano i rugby veramente a 360 gradi in campo. Nasce questo progetto, siamo partite con il campionato di Coppa Italia 7, che si gioca in Italia in metà campo, quindi metà campo, 7 in campo. Non con dei ruoli fissi, nel senso che c'è la possibilità, come le giovanili, di giocare, diciamo, su tutti i ruoli, su tutte le fasce del campo, e non c'è una posizione stabile rispetto al 15. Successivamente esordiamo molto più veloce rispetto al 15, veloce, più rapido, ci sono meno fasi ovviamente, sia per la grandezza del campo sia per l'assenza di voli e per l'assenza magari delle mischie a 5, poi ovviamente con certo. Successivamente esordiamo grazie all'unione con un'altra società campana in Serie A. Dopo una serie di vicissitudini, quest'anno abbiamo appunto la possibilità, grazie all'impegno della nostra società e della società che ci ha accolte, di effettuare il campionato di Serie A nuovamente con un doppio cartellino. Ciò vuol dire che noi competiamo come Amatori Napoli nel campionato nazionale di Coppa Italia a Seven, grazie al supporto di persone come i dirigenti, la società e i giocatori stessi che magari fanno il sacrificio di spostarsi dal loro campo di origine, giochiamo appunto nel campionato nazionale di Serie A 15, ed è l'unione di 7 società, tra cui 3 campane ed altre tra Pugliesi e Molise e quant'altro. Quindi è una realtà di 50 tesserate, e c'è sempre la possibilità appunto di avere una sana competizione per essere convocate per la domenica. Avete debuttato domenica, se non ricordo male, è andata bene la prima? C'è stato il nostro esordio, si può dire che, se vogliamo, diciamo, leggere la partita sotto due punti di vista, dal punto di vista dell'unione di squadra sicuramente è andata benissimo, le ragazze con cui abbiamo effettuato appunto questo gruppo di tesseramento sono ragazze contro le quali abbiamo sempre avuto una sorta di competizione, certe volte sana, certe volte no. Quindi uscire dal campo felici ad abbracciarci nonostante tutto il nostro passato, secondo me è un grande punto di inizio, e per essere la prima partita, buona la prima, insomma. Dal punto di vista tecnico sicuramente non abbiamo che crescere. Abbiamo giocato contro una squadra molto fisica, molto organizzata, che gioca ormai insieme già da 10 anni, quindi con un risultato che come primo è un po' amaro, però noi l'italiano sempre non ci scoraggiamo, quindi domenica vediamo cosa succede contro le compagne aquilane, e in casa tra l'altro giochiamo, quindi vediamo un attimo cosa succede. Un bocca al lupo, che sia soprattutto una bella partita. Stiamo un po' seguendo i mondiali, a te lo posso chiedere. Diciamo che Nadia è giovane. Dai, di quest'Italia cambieresti qualche ruolo? Va bene così, dai, dici allora, un po' la diciamo tua. Che io dell'Italia, della nazionale, cambierei le scelte politiche. Detto ciò, chiusa questa parentesi, che intendi? No, nel senso che magari non sono stati convocati alcuni giocatori per scelte politiche, appunto, in determinati ruoli chiavi, mettiamola così, in determinati ruoli chiavi, soprattutto dopo la partita contro Sudafrica che aveva aperto la prima linea. Magari la convocazione che è stata poi effettuata successivamente con dei ragazzi che, poverini loro, non hanno avuto la possibilità di giocare con la nuova. Non li abbiamo visti, sappiamo che fanno 43 anni in due, però non... Esatto, no, vabbè, ma questo io credo che la zona... Quello significa molto poco, significa molto poco. Però... Perché prendi già da Castagna che gioca contro di me, mi placca e ha 16 anni e 25. La placchi? Quindi no, ai mondiali sì, io ho seguito l'Italia, ho seguito e
Le prime due partite sicuramente erano, come dicevi, alla portata di una squadra nazionale costruita in questo modo. Forse una giocata male rispetto ad un'altra, però magari insomma, sì, diciamo i 10 punti, siamo partiti per prenderci 10 punti, siamo arrivati a 12, pareggiamo con gli All Blacks, insomma è da, allora, da mettere negli annali, nemmeno sì, un calcio di punizione contro gli All Blacks. Come vedo io il rugby, pensare agli insuccessi del presente può far magari avere una valutazione delle cose, delle gestioni delle giovanili, delle società, dei raduni, della nazionale, sicuramente volta al futuro e soprattutto nel creare un'identità del giocatore di rugby che non è solo quello che fa il terzo tempo, ma è il giocatore di rugby gentleman che va a giocare la partita contro i propri avversari, si diverte, fa uno sport comunque di contatto impegnativo ed è a tutti gli effetti un atleta. E molte volte, secondo me, in Italia nell'immaginario comune, non di noi che giochiamo, che ci consideriamo atleti a tutte le età, quindi dall'under 6 fino alle ladies del rugby, ma diciamo del collettivo generale che non gioca, non vede le partite di rugby, ma lo vede solo in televisione, che il rugbyista è quello che a fine partita si fa mezzo litro di birra, e non è così. Quindi secondo me creare un collettivo, e questo lo faremo noi atleti sicuramente, quindi con l'impegno che diamo e quant'altro, se già ci fosse un'immagine del rugbyista come atleta nella, diciamo, nel collettivo, nell'immaginario collettivo, sarebbe sicuramente il primo passo per poter pensare di avere una nazionale competitiva come la femminile, sempre perché le donne sanno sempre passare. Beh, questo sì, il problema, una nazionale che non porta risultati scoccia un po' chi non è del settore, quello diventa un po' il problema. Forse siamo, diciamo, in Italia siamo calciofili prettamente adesso, quindi anche abbiamo lo svantaggio di non essere uno sport conosciutissimo tutto. Se la nazionale ci desse qualche risultato in più, non farebbe migliore, non in più, migliore. Non farebbe male, però è chiaro che... Magari, ti ripeto, vedere la femminile come punto di partenza, perché le donne stanno dando soddisfazioni a livello nazionale. Assolutamente. E quindi magari, secondo me, lei c'è stata la prova lampante che c'era uno stadio abbastanza, diciamo, pieno, non come l'Olimpico, secondo me, sicuramente come zona nazionale, ma perché non ipotizzare una femminile all'Olimpico? Quello sarebbe sì, sicuramente accorrerebbe più pubblico adesso conto, attualmente come la situazione, mi rendo conto che già la situazione dei rugby in Italia per seguaci non è come il calcio, questo è sicuro, non c'è lo stesso mercato, non c'è lo stesso impatto mediatico, però diciamo che già con l'Olimpico pieno durante le partite del Sei Nazioni, test match come la Nuova Zelanda e l'Olimpico pieno nuovamente, danno speranza. E la speranza poi si riflette sulle giovanili come le nostre, che sono piene dall'Under 6 fino all'Under 18. Va bene, grazie. A voi. Luca, abbiamo fatto anche le Olimpiadi a Napoli, proprio sul nostro campo, ricordiamo il villaggio del rugby ex nato a Bagnoli, bellissima esperienza, straordinaria. Molte di loro so che sono Rosanna ha fatto la premiazione, se non ricordo male. Sì, voi eravate sul campo durante le Olimpiadi. Anche in quel mi caso di correggere vai, Università. Magari sulle Olimpiadi a Napoli sarebbe forse un po' più impegnativo. Università, già ce la caviamo? Ce la siamo cavata bene, secondo me. Le nazionali non credo, no, anche le femminucce. Io parlo a livello di organizzazione, mi permetto. No, guardo, beh, sicuramente, piano generale non è sicuramente. Anche in questo caso l'Italia, insomma, non è che ha fatto tanto. Ha stentato un po', indubbiamente. Si è visto un Giappone fortissimo, sicuramente. Un sì. Giappone che gioca a Seven con... in una maniera davvero eccezionale. Sia la maschile che la femminile hanno vinto infatti una medaglia d'oro alle Universiadi, hanno giocato un rugby molto molto spartano, però estremamente preciso, con passaggi praticamente chirurgici, schemi ben eseguiti, poca fantasia indubbiamente, ma nel Seven della fantasia. Beh, la fantasia è molta poca, ci vuole molto gambe, molto fiato, tanta... Però come ti dicevo prima, il Giappone ci ha insegnato che pur partendo da quasi zero si può portare poi un risultato di alto livello sui campi internazionali.
La cosa che sicuramente più ci è rimasta per l'università, almeno per quanto riguarda il rugby napoletano e campano in genere, è l'esperienza che tutte le nostre under hanno vissuto sul campo che considerano casa loro, hanno respirato tanto di quel rugby internazionale che di solito si vede solo in TV, hanno, e poi alla fine ovviamente tutti i giocatori e le giocatrici sono state estremamente deliziose a partecipare, a fotografarsi con i nostri bimbi piuttosto che ragazzini dell'under 12-14, insomma è stato un esempio di rugby vero, sano, puro, quello che noi solitamente vogliamo esportare in altri sport, e in quel caso è stata una bella esperienza, bellissima esperienza riuscita pienamente. Fortunatamente, diciamolo, insomma, ha fatto finalmente a Napoli, insomma, qualcosa di a livello sportivo, possiamo dirlo, sì. Ben organizzato, ben strutturato, ma ha fatto finalmente una vera e propria macchina da guerra organizzativa che ha funzionato benissimo, ma la cosa che ci rende ancora più orgogliosi è che è stato fatto in nel nostro villaggio del rugby, che si è dimostrato all'altezza di tutte le aspettative che l'organizzazione poi aveva nei nostri confronti, quindi non c'è stato mai nessun disagio, mai nessun incidente, tutto è filato liscio ed è stata una festa straordinaria dal primo all'ultimo giorno. Va bene, allora il tempo sta quasi per chiudere, io ho una sorpresa per le mamme, le Nesis, le Rugby Ladies. Carmine, cortesemente mi fa girare quel video? Omaggio doveroso alle dirigenti, alle mamme, alle giocatrici, alle rugby ladies, le Nesis dell'Amatori Napoli Rugby. Siamo in chiusura, ringrazio tutti, grazie a te. Dico alle giovanissime soprattutto che sia un divertimento sempre e comunque, perché è veramente un bello sport e si riesce, quando ci si diverte, si riesce anche a superare determinati obiettivi. Tanti auguri soprattutto a voi. Redazione per sempre Napoli, Max De Falco, la femminile, tutta la femminile dell'Amatori Napoli Rugby, vi augurano tanti saluti ovali e vi danno appuntamento alla prossima. Buonasera.